Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti oro, platino ed eco-chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. TAN 0 TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. È ufficiale ed è doveroso un ritorno alle origini che però appunto porta con sé una maturità e quella che è una carriera affermatissima alle spalle, come veramente fossero 30 anni di carriera se parliamo di risultati, per un ragazzo che è ancora giovanissimo e che ha ancora una voglia incredibile di dimostrare. Come ho sempre detto, è l'unico artista che dal punto di vista stilistico per me è rilevante, nel senso che è l'unico del genere che io rispetto, nonostante magari spesso non porti contenuti. Negli ultimi dischi ha osato sempre, a volte vincendo, a volte dovendo ripiegare magari in un gioco differente di singoli e featuring per rimanere al top del top anche per quanto riguarda le finestre all'estero, ma in questo disco secondo me Sfera Ebbasta ha l'opportunità reale concreta di riprendersi tutti i fan e affermarsi con quelli che ha e averne di nuovi, perché comunque è un disco importante che ha segnato comunque la prospettiva della discografia italiana in maniera per qualcuno come me anche irrecuperabile. Ricordo quando sentii i primi Per Davvero, le prime tracce del disco, li ascoltai con Capo Plaza e Peppe Sox, storia che ho raccontato mille volte, ve la faccio breve. Erano ospiti a una mia serata qui nelle mie parti e lì ascoltai per la prima volta degli spoiler che loro avevano e io, patito per lo school, non capii. Quando poi un annetto dopo uscirono queste tracce, ricordo benissimo che avevamo l'impressione di essere davanti a un qualcosa che non capivamo, ma ci stava iniziando a dar gusto. Era facile snobbare, ma difficile da toglierselo dalla testa, e quindi lì iniziò una vera e propria rivoluzione a 360 gradi. Questo artista ancora oggi io lo porto nel cuore, e quando sento persone che non lo conoscono che lo attaccano, io sono il primo a dire: non parlare di Sfera, perché Sfera è l'ultimo che merita come persona ad essere attaccata, vista la sua storia, visto il suo background e visto quanto ci ha creduto nella musica e visto anche che lui detta le regole del suo gioco e nelle sue regole è invincibile. Questo è il concetto. Se poi lo mettiamo nelle regole degli altri eccetera, ok, ma lui è stato tanto bravo da dire: io ho detto le mie regole e faccio il mio gioco e tutti gli altri a seguire. Grande Sfera, non vedo l'ora di sentire questo disco che riparte proprio dalle origini, quindi da Cinisello, dove potremmo riascoltare veramente lo Sfera legato al quartiere, legato a uno stile di vita che oggi non lo appartiene più, ma che comunque ha radici. Come diceva appunto Capo Plaza, vai via dal tuo quartiere, ma il quartiere è dentro te. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il podcast Voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni dei più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi, cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita.